Dal circo di Stato polacco un trio affiatatissimo, il trio Zaleski. Pensate che gioia per i saltatori da terra, anche detti acrobati all'italiana, quando vennero a sapere che l'Hevea brasilienis, un albero originario del Brasile, produceva un lattice che, fatto coagulare ed essiccato, sottoposto ad una serie di trattamenti e infine vulcanizzato, dava la gomma elastica, anche detta caucciù. Da lì al tappeto di caucciù il passo era breve e una volta che un saltatore si ritrovò sotto i piedi una superficie sulla quale senza sforzo poteva rimbalzare, probabilmente desiderò ricoprirci tutto il mondo. O comunque nacquero personaggi come i Zaleski. Questi tre acrobati hanno unito le specialità proprie degli esercizi di forza, anche detti mano a mano, in quanto un porteur solleva un agile e lo tiene sospeso sulle mani, con gli esercizi propri del tappeto elastico. In questo caso la bella Zaleski vola tra i due porteur. I tre Zaleski hanno iniziato la loro carriera giovanissimi, probabilmente tra le urla dei genitori preoccupati, non tanto per i due robusti maschietti, ma per l'esile sorellina, sballottata come una palla. Non potevano certo prevedere che i loro figlioli avrebbero continuato così per tutta la vita. Anche in questi esercizi l'abilità e la destrezza degli acrobati si valutano prendendo in considerazione l'eleganza e la scioltezza con la quale vengono eseguite le diverse figure. Un esercizio molto difficile, due salti mortali consecutivi. Ecco che riprova. Bravissimi!